Una buona serata, buon giovedì, un tour fantastico, fantastico che ci ha regalato 2 giorni emozionanti in questo 14 luglio, che per i francesi è festa nazionale, ma che ci restituisce davvero una corsa spettacolare che, e dobbiamo fare pubblica ammenda, devo fare pubblica ammenda, pensavamo fosse chiusa e invece non è chiusa per niente. La giornata di ieri ci ha restituito un Vingegaard in maglia gialla, un Pogacar in crisi nera. Oggi c'è stato il confronto negli ultimi chilometri dell'Alpe d'Huez. Ne parleremo questa sera ampiamente, anche in relazione a quella che sarà la terza settimana che ci porterà sui Pirenei. Ovviamente lo faremo con voi, qualora lo vogliate, sia chiaro, al 392-623-7060, WhatsApp o SMS, o se volete, io già sorrido perché già vedo, ho il ritorno della piattaforma in bassa frequenza e quindi già sorrido, oppure potete commentare le nostre dirette Facebook sulla pagina di TV6 e su quella di Velo, ovviamente. Potete scrivere anche lì, cercheremo di rispondere un po' a tutti, lo faremo un'analisi e durerà fino alle 22.45 con l'ideatore della trasmissione, Luciano Rabottini. Buon giovedì, Luciano! Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Al tuo fianco ritrovo con piacere Ruggero Marzoli. Ciao Ruggero. Buonasera a tutti, grazie. E poi, allora, cappellati, cappellani questa sera. Innanzitutto vado a salutare l'ospite di questa sera. È il Diablo, Claudio Chiappucci. Ciao Claudio, ben ritrovato. Ciao, buonasera a tutti a voi. Buonasera a te, ben ritrovato. Oh, ti sei collegato un paio di minuti fa, ti ha visto con il cappello, sarà che in tema di godute, con il cappello col simbolo delle Fiandre, col leone delle Fiandre, ma lui si sta facendo veramente dei pomeriggi, delle giornate intense e io devo dire la verità, lo invidio, anziché no, Riccardo Magrini, ciao Riccardo! Buonasera a tutti, perché ora, siccome Chiappucci non vuole invecchiare, e allora... Ti ha messo il cappello. Il giovane, allora faccio il giovane anch'io col cappello. Come si notano le cose? Si nota subito, Cioè Claudio ha trovato un cappello, ce l'aveva praticamente a un centimetro. Il Magrini un mamma visto col cappello, allora... E invece... tra poco andremo in pubblicità. Riccardo, io... Prima di iniziare la discussione che faremo dopo la pubblicità, direi che la certezza che abbiamo avuto è che questo Tour de France non interessa proprio a nessuno, cioè poca gente, un percorso desolato, i corridori sono saliti nella più totale indifferenza, mi pare di aver capito. Solo in Italia c'è l'indifferenza, ma in Francia ce n'è, come? Da Copenaghen in poi abbiamo visto... Tante belle cose, ne parleremo dopo, Jacopo, se voi lo vorrete, poi con Chiappa se ne parlerà anche meglio, perché lui, insomma, il Tour de France ha fatto delle belle cose. Eh sì. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, siamo arrivati alla numero 20, tra poco ve lo... numero 20. I need a bag, bruh.
sunning through clearly. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing a fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in the black whip. Got old problems with the friends new. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Appuntamento numero 20 con Velo in pieno Tour de France. Abbiamo superato le Alpi, ci apprestiamo settimana prossima a vivere i Pirenei che decideranno insieme alla cronometro, ovviamente, di Rocamadour. Chi sarà il primo sul gradino più alto del podio sui Campi Elisi? Sono stati due giorni meravigliosi, ieri il Col du Granon, oggi c'è stato il Galibier, la Croix de Fer, l'arrivo sull'Alpe d'Huez. Ha vinto Tom Pidcock, lo ha fatto con un'azione in cui era presente anche il nostro Giulio Ciccone, che aveva iniziato con lui, con Froome, la salita, che poi però non è riuscito a tenere il ritmo dell'inglese del team Ineos. Vingegaard rimane in maglia gialla dopo il successo di ieri, che ha un po' ridimensionato, e vado da Riccardo, con cui apriamo la discussione, poi ovviamente anche con Claudio Chiappucci, che io ho definito forse l'italiano con più feeling con il Tour de France. Riccardo, vengo da te per chiederti, un po' è stato ridimensionato Pogacar, anche se poi oggi abbiamo visto, avete commentato te, Luca Gregori e Vladimir Belli, che forse quella di ieri è stata solo una giornata, no, però che giornata, no? Ha preso adesso e dietro i 2 minuti e 22. Ma io la discussione l'apro perché qui ci sono corridori e io ieri in diretta avevo appunto insomma un pochino criticato l'atteggiamento di Pogacar, che andava a rincorrere tutti. Quando si è trovato con Roglic e Vingegaard che lo attaccavano, io avrei lasciato andare via Roglic. A quel punto lui aveva ancora la squadra lì, c'era ancora tanto tempo, c'era da fare ancora il Galibier, insomma non mi sembrava il caso che facesse tutta quella cosa lì. Lui per conto mio ha avuto un calo nel finale, ma quando mancava 5 km dall'arrivo, perché si è dimenticato forse nella concitazione, nel nervosismo, perché comunque si era un po' innervosito anche ieri. È andato un po' in crisi di fame. Oggi si è riscattato. Ieri dopo l'arrivo mi sono arrivati tantissimi messaggi: vedrai che domani non parte perché c'è il Covid, cioè solite dietrologie quando non si è capito che il ciclismo è cambiato. È un ciclismo molto bello, un ciclismo aperto, e l'abbiamo visto anche oggi, perché
sì. si lottava per il quinto posto, anzi per il sesto, perché a un certo punto Cicco era ancora avanti. Però nonostante questo Pogačar l'ha attaccato in maniera decisa, per far vedere che comunque quello di ieri era stato soltanto una giornata no. Qua ci sono tanti corridori che ci possono raccontare che le giornate no si possono anche beccare. Se sei fortunato e non ti attaccano, passa tutto inosservato. Se però ieri, come ieri, è stato sfortunato e l'hanno attaccato, si è evidenziato un momento di calo, però probabilmente credo che sia dovuto dal fatto dell'alimentazione, non si era alimentato bene probabilmente. Poi può darsi anche il caldo che lo soffra un pochino di più, quello sì, però oggi ci ha dimostrato che è ancora lungo il tour, perché la giornata di crisi la può prendere anche Vingegaard domani. Chi è invece solido è il vecchio Geraint Thomas, che anche oggi è arrivato lì, è solidamente piazzato bene in classifica. Prima fuori onda sentivo che l'ideatore della trasmissione si preoccupava di quanti chilometri era la cronometro, già pensa alla cronometro di 40 chilometri che ci sarà la settimana prossima, e non ha un pensiero sbagliato, perché comunque quella cronometro lì avrà un peso molto importante. Oh, io vado da Claudio Chiappuccio, a cui chiedo, perché siccome ho letto anche che hai un po' bacchettato Pogačar, un po' troppi attacchi, ma siccome partiamo dal presupposto, Claudio, che insomma c'è una parte di istinto, ma soprattutto nel ciclismo attuale è ridotta la percentuale un po' al minimo, secondo te è stato proprio un errore di valutazione oppure cos'altro? Fatto che Pogačar sia stato sempre così protagonista in prima persona, poi in maglia gialla, perché fino a ieri lo era. Sai, siamo ancora alla prima settimana, quindi nella prima settimana Pogačar ha speso tanto, veramente tanto. Consideriamo il fatto che non ha più quest'anno una squadra a disposizione per eventualmente, se si ritrovasse in maglia gialla, come potrebbe comportarsi, come potrebbe strategicamente valutare il resto del proseguo del Team Tour, perché insomma se andasse in maglia gialla è chiaro che dopo tutti anche ormai gli danno conto, perché d'altronde non ha risparmiato niente nessuno, perché si è buttato a far volate, si è buttato a inseguire, ad attaccare in momenti che magari poteva anche magari farne a meno, perché comunque di energie ne ha spese tante. E siccome troppe, siamo solo prima settimana, tante o troppe, Claudio? Tanto e troppe, mettiamole insieme, tante e troppe, perché dopo succede come ieri, vedi, che si prende questa scopola e non si capisce bene per quale motivo, perché che non sia alimentato, ho dei dubbi, nel senso ha già vinto due tour, non è un ragazzo primo pelo, quindi ha già una grossa esperienza, ha un seguito insomma che su questo lato non credo che abbia dei problemi. È ovvio, come diceva prima anche Riccardo, che sei lì con due che ti attaccano, certo lascia andare via Roglic, che era il meno pericoloso, il meno da tenere in considerazione. Si sa che ormai la squadra è votata per vincere, quindi qualche volta dovrebbe magari cercare di nascondersi, no? Di mordersi la lingua e stare fermo un attimino. Invece lui anche oggi, vedi, ha fatto vedere questo scatto in finale una volta, due volte, senza fare danni in effetti, se non staccarsi Thomas e gli altri che erano un po' attaccati alla canna del gas. Thomas però è molto più regolare, è già un uomo che ha già un'esperienza, ha una certa età superiore, quindi sa come gestirsi e quindi diventa pericoloso. Che questi attacchi poi non hanno un seguito, no? Perché se oggi con questi attacchi sarebbero andati fino alla fine, probabilmente Thomas sarebbe rimasto anche lui, probabilmente. Però sta di fatto che lui c'è, mentre abbiamo visto, salendo dalla Pedwets, a uno come si staccavano gli altri eventuali protagonisti di questo tour. Si sono proprio staccati, cioè non c'è stata gara, perché alla fine lo squadrone che tira c'è, la Jumbo Visma, esatto, loro tirano. Non hanno fatto un'andatura stratosferica, no. Però hanno fatto un passo bastardo, sai, quello che
lo sa Riccardo, quello che sta lì a galleggiare, che non sai se non è né piano né forte. E si è visto, perché il corridore è 1-1, da Quintana, Godù, a tutti quelli che erano subito dietro Nertovic in classifica, sono proprio persi da soli, cioè, non sotto una spinta o un attacco. E quindi è già chiaro, ormai questo tour sembra abbastanza chiuso su quello che riguarda la forma della rivalità di Vingegaard con Pogacar. È ovvio che Pogacar ha qualcosa in meno, nel senso non ha la stessa squadra di Vingegaard, certo, soprattutto deve recuperare, è lui che adesso deve recuperare questo tempo perso. Come lo farà? Questo è un grande punto di domanda. Un grande punto di domanda, perché è chiaro che i Renei settimana prossima, tra mercoledì c'è Peragud, giovedì prossimo saremo ovviamente anche qui alle 21 per commentare l'arrivo di Otakam, e poi c'è il sabato, c'è la cronometro. Sono arrivati alcuni messaggi che dicono: Giulio, riprovaci, perché oggi il nostro Giulio Cicconi ci ha provato, c'è stato un momento in cui abbiamo sperato che potesse arrivare fino alla fine e giocarsi il successo. Ci hanno scritto oggi veramente uno spettacolo di pubblico incredibile sull'Alpe d'Huez, e ci dicono: tenetene presente per il Giro d'Italia. E ha ragione anche il nostro telespettatore da casa. Certo, però, Ruggero, vengo da te, poi chiaramente riallargo la discussione anche a Claudio e a Riccardo. Se te puoi mettere a tirare e prima metti Benoit e poi arriva Kreuzvik e poi arriva Roglic che ti fa il lavoro, e poi c'è Van Aert che arriva, Kuss, e poi arriva Kuss che praticamente ogni scatto di Pogacar andava indietro e poi risaliva la corrente e ricominciava a fare il passo. È chiaro che è inevitabile, da premettere, qualche casino lo hanno combinato nella prima settimana questi, altrimenti non si sa dove potevano arrivare. È vero. Eh? Vabbè, è evidente che la Jumbo Visma è una squadra che va fortissima, è importante. Quel casino a cui ti riferivi tu, credo alla caduta di Roglic piuttosto che la Vingegaard, ma là abbiamo visto la forza, abbiamo visto un Van Aert in questi 10 giorni strepitoso, 2 tappe vinte, 4 giorni in maglia gialla. La tappa dei 20 km di Pavé, con gli 11 tratti di sterrato, che si è fermato ad aspettare Vingegaard, ha riportato dentro, davanti Pogacar, che comunque faceva il suo show, faceva comunque la sua gara. Poi alla fine quanto ha guadagnato su Vingegaard? 20-30 secondi. Quindi è anche vero che Pogacar ha speso tanto, per esempio in quella tappa poteva guadagnare molto di più, ma dietro, con quella compattezza che ha avuto la Jumbo, ha tamponato, comunque ha perso meno secondi di quelli che poteva perdere. Quindi sì, gli si può recriminare un po' di aver, tra parentesi, fatto il cannibale in determinate tappe. Però, come diceva Riccardo, è un bel ciclismo, sono giovani, sono diversi, hanno più spensieratezza, si corre, nonostante abbiamo sempre detto che tutto centilinato, tutto calcolato, in realtà hanno fatto questi 11-12 giorni con una spregiudicatezza impressionante, ma bellissima. Mi sembra di aver visto 2-3 tour. Non c'è stata una tappa che ci ha annoiato. Noi eravamo abituati a vedere anche in tempi, non dico passati, tappe estremamente, non dico noiose, però comunque calme, con gli arrivi in volata, con situazioni ben definite. Invece qui ogni tappa c'è il colpo di scena, c'è il campione che attacca, le 2 tappe vinte da Pogacar. Forse quello che volevo dire è che non tanto ha speso in quelle 2 tappe dove ha vinto, ovvero la 6ª e la 7ª, Planche des Belles-Filles, magari piuttosto quando ha preso la maglia e ha dovuto gestire quel paio di tappe dove c'erano quelle 2 fughe,
e lì forse ha fatto tirare la squadra più del dovuto. Quindi là forse qualcosa ha speso in più, forse ha tirato un po' troppo, ha fatto spendere un po' troppo la squadra. E chiaramente poi ieri si è trovato in quella situazione che poteva gestire, come ha detto Riccardo, in maniera diversa. Fai andare via il meno pericoloso, che in quel momento era Roglic, senza che invece si è messo davanti, ha peccato di esuberanza, e poi chiaramente sicuramente c'è stato qualcosa, perché perdere 2 minuti 52 non era da lui. 20-30 secondi su un petto a petto con Vingegaard, che comunque non dimentichiamo, abbiamo preso atto, perché comunque anche Vingegaard ha 25 anni, è passato professionista 2-3 anni fa, quindi non lo conosciamo, o perlomeno l'abbiamo conosciuto adesso. È veramente un grande corridore, ha veramente, certo, un grande valore, va fortissimo. Quindi veramente in salita sono paritetici, eh? Sì, sì. Quindi è veramente un bellissimo tour. Oh, Luciano, prima di arrivare da te, perché sono 22 minuti e ancora non ti ho ascoltato, ma ti ho ascoltato prima di andare in onda, hai detto delle cose che non dirò perché sono pronostici, e poi dirò, vedremo alla fine, vedrò io se ci hai preso. Ti faccio vedere questo post preso da Instagram, perché prima ci hanno detto del nostro Giulio Ciccone, che ha pubblicato questa foto bellissima. Vorrei avervi trasmesso, ha scritto, anche solo la metà dell'emozione che ho provato io sull'Alp Duez. Mai vissuto uno spettacolo simile. Dopo 7 giorni d'inferno le sensazioni migliorano e oggi ho voluto provarci avanti con questo Tour de France, scrive il nostro Giulio su Instagram. Vuoi partire dalla sua prova e poi allargare la discussione? Sì, vogliamo partire appunto dalla prova dell'Abruzzese, che secondo me oggi si è rifatto un po' alla grande. Speravamo in un risultato anche meglio dell'Abruzzese, però ho saputo nei giorni scorsi che non è stato bene fisicamente, a livello intestinale, quindi ha avuto grossi problemi. Però in questi giorni ho curato un po' gli ordini di arrivo di Giulio negli ultimi giorni. L'ho visto arrivare un giorno a mezz'ora, un giorno a 20 minuti, un giorno a 18 minuti. Ieri era arrivato, mi sa, 65esimi, quindi i primi segnali. Però quando arrivi a mezz'ora, un corridore come Giulio, pensi, questo qui viene a casa, questo qui viene, invece rimane lì. Ciò significa che probabilmente lascia perdere la corsa e punta a qualcosa di importante. Oggi l'abbiamo visto in una tappa dove è entrato nella fuga più importante della giornata, dove qualcuno ha avuto la fortuna anche di poterla vincere questa tappa, quindi ciò significa che sta meglio, e noi ci auguriamo. Tra l'altro c'è ancora una terza settimana del tour molto adatto a Giulio, che possa finalmente regalarci una grande soddisfazione. Ma la prova di oggi, lo voglio sottolineare, è stata una prova che ha fatto resuscitare un po' questo atleta che nell'ultimo periodo ci è mancato. Oh, però adesso invece a più ampio respiro posso dire quello che mi hai detto prima di andare in onda. La giornata di ieri è stato un bene per il tour e per il ciclismo? Sì, io ho analizzato un po' la crisi di Pogačar, che secondo me è stato un beneficio per tutti, innanzitutto per il corridore, perché il corridore deve capire che probabilmente affrontare un grosso impegno come il tour, anche se sei dotato di una classe immensa, anche se sei un campione, a volte non devi trascurare niente. Secondo me questo ragazzo quest'anno ha affrontato il tour con una convinzione esagerata, troppo sicuro di sé. Quindi questo farà capire all'atleta che
L'avvicinamento al tour deve essere fatto con un modo più interessante, cioè lui dopo le grandi classiche iniziali di inizio stagione, dove abbiamo visto questo grandissimo campione, c'è stata quella fase di recupero, quindi ha fatto riposo, poi in avvicinamento ha fatto lo Slovenia. Lo Slovenia secondo me è una corsa interessante per lui perché lo correva in casa, però è una corsa che non ti dà grande preparazione per affrontare il Tour de France. Invece i suoi avversari, Roglic e tutta la Jumbo, l'hanno affrontato facendo delle corse più dure, più intense, quindi sono arrivati al Tour de France, secondo me, dove sfrutteranno soprattutto la terza settimana del Tour de France, perché la Jumbo fino adesso, da ieri ad oggi, ha dimostrato di essere un grande team, ma secondo me nella terza settimana saranno ancora più forti questi. E penso che Pogačar, dopo la crisi di ieri, faccia veramente fatica a risolvere a suo favore questo Tour de France. Perché? Perché noi l'avevamo detto in tempi non sospetti che questo Tour sarebbe stato un affare di famiglia della Jumbo. Te lo faccio sentire? Ti vuoi riascoltare? 30 giugno sta per partire il Tour de France, il giorno dopo noi di giovedì siamo in onda, il venerdì parte il Tour e tu dicevi questa cosa qua. Per quanto mi riguarda, sai, se tu devi dare un pronostico a questo Tour de France, che cosa dici? Dici Pogačar, dici Roglic, dici Thomas, però il Tour è imprevedibile, il Tour secondo me quest'anno potrebbe vincerlo quelli della Jumbo, perché la Jumbo è una squadra che ha investito molto in questi anni per un progetto ed arrivare alla vittoria di un Tour de France. Non penso Roglic, ma sicuramente è l'uomo più forte alla partenza di questo Tour, è Vingegaard. Perché? Perché già innanzitutto l'anno scorso, se non sbaglio, fece secondo al Tour de France. Secondo in classifica, giovanissimo, alla sua prima esperienza, e siccome quelli della Jumbo devono fare e lottare soprattutto contro la UAE e contro Pogačar, che ha una classe immensa, è un talento del grande ciclismo, però la Jumbo ha la possibilità di avere una grande squadra, quindi mettere in difficoltà Pogačar. Come farlo? Secondo me i primi 10 giorni del Tour potrebbero già. Perché questo? Perché le tappe di avvicinamento dei due grandi protagonisti, di Pogačar e di Roglic, sono state due strade di avvicinamento diverse. A me mi è piaciuto più la tappa di avvicinamento di Roglic, che ha preparato, ha fatto il delfinato, una gara dura, quindi ha messo fatica nelle gambe. Invece Pogačar ha fatto un avvicinamento un po' più soft. E non so fino a che punto possa essere vincente, anche se obiettivamente la qualità e la classe di Pogačar è indiscutibile. Mi vuoi dare anche qualche numero? Sì, no, e concludo perché la crisi di Pogačar può fare bene a tutto il movimento ciclistico, a prescindere da Pogačar, che avrà dei ripensamenti. Avrà dei ripensamenti anche la UAE, che ha questo grande talento in squadra, però gli devi pur mettere un collettivo adeguato ad esprimere certe potenzialità, perché altrimenti se ti ritrovi con una UAE, con una Jumbo così forte, difficilmente vai allo scontro in modo paritario. E poi dobbiamo tenere presente che Sto Vingegaard era il corridore che andava già forte prima del Tour de France ed era il più forte prima del Tour de France. Io, Riccardo, sono convinto che... Riccardo, un attimo, è saltato un attimo il collegamento con Riccardo, però lo chiedo a Claudio Chiappucci. Claudio, il fatto che siano arrivati questi ragazzi con preparazioni e percorsi diversi può essere stato un fattore, nel senso che primi giorni
Pogacar era più brillante, un po' come le preparazioni proprio di carattere calcistico, e che gli altri avevano fatto più fondo e che adesso stiano uscendo e Pogacar vada un po' incalando. Ma la vedo molto anche sul lato mentale, perché comunque la Jumbo Visma è andata praticamente a sfidare tutti quelli che poi sono stati, tanti sono presenti in questo tour. Pogacar invece ha scelto una corsa più tranquilla, se vogliamo dire no stress, quindi hanno un po' con più facilità affrontato questa corsa, giusto per rodare le gambe, ma nel senso non si sono già affrontati con quelli che poi in maggioranza sono qua presenti al tour. È ovvio che poi il Delfinato è anche molto più duro, un po' più lungo, è un altro tipo di corsa, però sai, ognuno ha i suoi programmi, uno come Pogacar ci vuole poco per andare in condizioni, La cosa che fa la gran differenza è ovviamente anche la squadra, e uno come Pogacar quest'anno con una squadra contro, che si trova come la Jumbo, avrà molte più difficoltà, perché comunque adesso si trova a inseguire e comunque se deve riprendersi questo tempo deve attaccare. Staccare adesso un corridore come Vincere non è facile sicuramente, perché con la squadra che ha si impone un passo ben più sostenuto di quello che abbiamo visto oggi, e credo che anche poi Pogacar faccia fatica a fare la differenza. Io non so, oggi per esempio Pogacar l'avrei visto magari qualche chilometro prima provare un primo attacco, anche per magari mettere in difficoltà la squadra, perché è ovvio che se lasci lavorare questi ti lavorano fino alla fine e vai tranquillamente al traguardo e non succede niente. Sì. Però magari è normale, no? A 2 chilometri, al chilometro 2-1 è poca differenza. Ma chi è che si può permettere di prendere l'Alpe d'Huez con Roglic che praticamente gli fa l'andatura? No, ma in effetti nessuno. L'andatura l'ha fatta Van Aert già. L'ha fatta Van Aert, però a un certo punto spendere Roglic uno come l'ha fatto meno, perché ha tirato meno Roglic. Probabilmente non ha adesso anche lui neanche questa grande condizione, ma si vede, perché altrimenti sarebbe stato in classifica. È vero che ha avuto questa caduta, l'ha buttato diciamo fuori classifica, ma si sapeva già dall'inizio comunque Vincere sarebbe stato un po' più leader assoluto in questo caso, no? Anche un po' più giovane, anche, perché arrivando da un anno dove l'anno scorso il tour è salito sul podio con più facilità. Vince che per adesso è tranquillo, non mostra nessun segno di difficoltà, non è, ecco, differenza di Pogacar e a meno spavalderia, ecco. Forse diciamo l'atteggiamento di Pogacar è anche quello di nervosire probabilmente, perché se no non vedo altra soluzione, perché non mi sembrava che l'anno scorso fosse così Pogacar. Quest'anno si vede un po' più vulnerabile? No, non dico vulnerabile, no, voglio dire che è più spavaldo. Più spavaldo. Infatti ci hanno scritto Pogacar un po' troppo presuntuoso, deve abbassare un po' la cresta. Ma non mi sembrava che l'anno scorso fosse così. In effetti quest'anno c'è un cambiamento nella sua personalità, non so cosa sia dovuto, ma probabilmente una parte può essere che stando spesso da solo, sai, quando non hai compagni vicino, a quei livelli lì diventa dura, quando vedi un'altra squadra così forte e tu sei da solo. Comunque hai un'inferiorità comunque sia, perché con una squadra forte, anche se dovesse attaccare Pogacar va via, per dire, si prende 500 metri, 200 metri, una squadra come la Jumbo tira regolare, non se lo lascia scappare, ma perché è uno squadrone, perché ha tutti dei potenziali capitani questa squadra. Sì. Claudio, ti posso fare una domanda? Oggi col Mont Ventoux è finito la parentesi delle Alpi. No, con l'Alpe d'Huez, scusami. È finito la parentesi delle Alpi. Adesso, settimana prossima, ci sarà i Pirenei. Tu che hai avuto un grande feeling con questa grande corsa a tappe, lo hai amato veramente come non mai, ci sai dire qual è la differenza tra bella domanda. Le due salite? Le due caratteristiche di salite? Ma guarda, la differenza sostanziale è che comunque
E quando fai prima uno, primo l'altro. In questo caso ho fatto prima le Alpi, ovviamente i Pirenei diventano più duri perché comunque hai poi 2 settimane nelle gambe. Certo. E comunque trovi un gran calore di gente, perché c'è tantissima gente che è sui Pirenei. Sostanzialmente la salita, se vogliamo dire, non ha grosse differenze, però se prima affronti le Alpi, è ovvio che hai le gambe, le Alpi, che possono risentirti poi sui Pirenei. Sono comunque salite insidiose, sono salite, se vogliamo guardare sul punto di vista stradale, ha un asfalto molto ruvido, quindi meno scorrevole, se vogliamo, ecco. Però sostanzialmente è che ti ritrovi comunque nelle gambe già giorni di battaglie e giorni pedalate in salita sulle grandi montagne già delle Alpi. Diciamo che è un fatto meramente cronologico, sostanzialmente quello che arriva dopo, sì, è sempre quello che affronti. Quello, esatto. Intanto ecco le immagini che immagino avrai visto tante volte. A proposito di Col della Bonetta e Isola 2000, chiedete a Cappucci se si ricorda quella tappa del 93. Fabio, affezionato della provincia di Campobasso. Claudio, poi ho preso appunti anche sugli altri messaggi da casa, non vi arrabbiate, però intanto Claudio, vuoi rispondere a Fabio? Sta dicendo della Col della Bonetta? Sì. Ma sì, perché è un bel salitone, eh? Si scollina a circa 2800 metri. C'era da fare l'Isoar, il Vars, il Bonnet e con l'arrivo a Isola 2000, con l'arrivo in salita. Sì. Me lo ricordo bene perché ho avuto un attimo di difficoltà sulla parte finale della Bonnet, poi sono riuscito a rientrare nella discesa, perché la discesa è molto lunga, e poi arrivai comunque ancora terzo questa tappa, quando c'era Indurain, c'era Rominger, c'era Vianney Riis, eravamo rimasti veramente pochi. Mi ero ripreso molto bene sulla parte finale della salita. Tra un po' torniamo da te, Claudio, per chiederti anche alcune cose di questo, insomma, feeling che hai avuto con la Gran Boucle. Però fatemi leggere alcuni messaggi da casa. Sono andati in scorrimento, io ho preso appunti, così magari non si arrabbia. Innanzitutto fatemi fare un saluto e mandare un abbraccio a Massimo, che ci saluta e ci segue in streaming. Conosce molto bene questa trasmissione e anche questi studi, quindi lo saluto doppiamente. Ha detto: adesso Riccardo magari ci senta, ha detto meglio di Radio Corsa, che sarà musica per le tue orecchie e anche per le sue orecchie. Ci hanno scritto: quanto può recuperare Nicola, cioè quanto può recuperare Pogacar a cronometro? Poi lo chiediamo a Ruggero, Luciano, anche a Claudio e a Riccardo, che sta tornando dopo un breve buco nero del wifi, credo, a sensazione. Poi Sandro, per Riccardo, lezione di umiltà per Pogacar. Martedì ha fatto effettivamente quella volata per conservare per 11 secondi la maglia gialla con Kemna, che ci è rimasto veramente malissimo. Forse è stata un po', diciamo, non proprio utilissima quella volata, Luciano. Cioè, da casa hanno detto si meritava una lezione di umiltà. Kemna sta per Io prendere la maglia gialla. Una considerazione sulla prima settimana di Pogacar. Il Pogacar che va a lottare per 5 secondi, per 3 secondi, per 2 secondi, secondo me deve avere una logica. Una logica è questa, secondo me. Che Pogacar all'inizio del Tour de France ha capito che l'avversario numero uno a questo Tour è Vingegaard, e siccome Vingegaard l'anno scorso al Tour de France c'è stata un'occasione che in uno scontro petto a petto, così come lo vogliamo definire noi, lo ha anche staccato, lui era preoccupato, nel senso che anche se dovesse andare, avrà pensato, se dovessi andare un po' in difficoltà in salita, io mi posso permettere di perdere 30, 35, 40 secondi. Ecco perché lui nella prima settimana ha cercato di essere aggressivo anche sui quei 5 secondi, sui 3 secondi, sul secondo, perché lui spera di arrivare alla cronometro con una possibilità eclatante di poterla vincere. Perché però questa cosa, che è giustissima, un po' contraddice quello che avevi detto prima, nel senso che questo è un atteggiamento che non denota tutta questa sicurezza, che sfocia quasi al limite della superficialità, se
lotti anche per i 2-3 secondi, evidentemente, no, perché non lui, sei così lui sicuro. Secondo me era preoccupato già dall'inizio del tour di questa edizione del Tour de France, perché si era accorto che non aveva una squadra super competitiva. Lui probabilmente non era il Pogacar dell'anno scorso. Ultimamente anche in famiglia, avendo avuto un lutto familiare, ha probabilmente anche destabilizzato la sua serenità, e quindi questi calcoli li avrebbe anche fatti, cercando soprattutto a questo momento del tour, pensa di poter arrivare allo scontro della cronometro ancora in una situazione dove lui possa far suo questa edizione del Tour de France. Quanto può recuperare? Sulla cronometro potrebbe recuperare due minuti, adesso non so le qualità di Vingegaard a cronometro, però io vi dico questo, che la Jumbo non arriverà alla cronometro con 2 minuti e mezzo, ma ci arriverà. Perché io sono convinto che Vingegaard ha la possibilità di ristaccarlo Pogacar. Quindi io sono convinto che alla cronometro arriveremo già con le idee chiare. E secondo me Vingegaard potrebbe vincere l'edizione di questo tour, e soprattutto grazie a una grande squadra, perché come avevo detto 3 settimane fa, questa vittoria probabile al tour della Jumbo è una vittoria che nasce da lontano, non nasce dalla giornata di ieri, nasce da un progetto sportivo, certo, di un grande team che ha fatto degli investimenti eclatanti in questi anni, e purtroppo li ha anche persi i tour. 2 anni fa l'ha perso nell'ultimo giorno a cronometro, quindi però è una squadra che ha investito molto in questo progetto alla vittoria di un tour, e secondo me quest'anno vinceranno il tour. Oh, abbiamo ritrovato Riccardo, tra poco andiamo in pubblicità, però volevo sentire lui e Ruggero, perché ci hanno scritto, anzi era proprio diretto a te Riccardo, tu forse eri ancora in fase di ricollegamento, quindi non hai potuto sentire. Beh, insomma, lezione di umiltà che serviva per Pogacar, ci hanno scritto, perché vai a fare una volata su Kemna per tenere la maglia gialla quando sai che poi il giorno dopo comunque Kemna l'avrebbe perduta. Sei d'accordo? Un po' troppo ma lungo. Io no, sono d'accordo per niente, nemmeno con i discorsi che ha fatto Luciano, perché ha fatto un volo un po' troppo aperto. Si sta parlando di un corridore, vabbè, mi sta bene che sia andato a fare lo Slovenia, ma non è che è venuto qua e andava a piedi, ragazzi, cioè ha stradominato i primi 7 giorni, ha vinto 2 tappe, una alla Planche des Belles-Filles. Se non partiva Vingegaard, lui Kemna non l'andava a prendere, forse non aspettava altro, però è partito Vingegaard e l'è andato a prendere. Cioè io non sono filo Pogacar, io sono filo di la bellezza che si sta vedendo con questo tour. Però non sono d'accordo su tutta questa cosa. Vingegaard prima di tutto va forte, Luciano, a cronometro. Vai a guardarti quello che ha fatto precedentemente e capisci che lui a cronometro non perde nemmeno niente. Questo tour secondo me si vince sui Pirenei. La cronometro potrà decidere sul podio, sulle posizioni, poi magari se riuscirà a recuperare anche qualcosa. Però 2 minuti, ragazzi, si fa presto a perdere se uno va in miciola un giorno, perché come c'è andato Pogacar ci può andare anche Vingegaard. Quindi stiamo calmi, come dice un mio amico, ci vuole della calma. Cioè fare dei giudizi affrettati perché ieri ha perso 2 minuti e 51 dopo aver fatto tanti errori, perché ne ha fatti gli errori, per carità. Io tutto questo trionfalismo su Vingegaard non lo vedo. È un tour secondo me bello da godere, ma ci sono ancora i Pirenei, e secondo me sì, la squadra che era debole lo sapeva anche lui. Lo sapevano anche quelli che ci sono dietro, perché io ho parlato un po'. La preoccupazione per loro era quella di avere una squadra debole. Se vai a riguardare le prime tappe in Danimarca, c'aveva solo Bjerg che lo pilotava. Tutto il resto era dietro, ma era scientificamente
nella testa, perché loro aspettavano le salite, e sulla salita c'aveva Soler, Maica e McNulty. Ha perso George Bennett per il Covid, altrimenti tutta sta debolezza della squadra non lo so se ce l'aveva. Comunque staremo a vedere. Io non darei per spacciato Pogačar come state disegnando in studio. Mi sono collegato solo ora, ho sentito solo l'ultimo. No, si era partiti dal fatto che qualcuno da casa ci ha detto, beh, insomma, anche qualche azione di troppo, che forse a volte si poteva risparmiare, ecco, Sandro ci ha scritto quella di martedì, forse poteva risparmiarsela, fai prendere la maglia a Kemna, che ci è rimasto anche ma molto quella, male. No, ripeto, ma no, Kemna, no. Cioè, quella di Kemna, ragazzi, state parlando di Mejev? Sì. Dell'altro Mejev, fermi, no, e non l'ha fatto lui, l'ha fatto la Jumbo, lì ha fatto la furbata la Jumbo, perché si è messa a tirare per Pogačar, gli andava bene che prendesse la maglia Kemna. È stata la Jumbo, come la chiamate voi, si dice Jumbo perché Juventus, sì. Non si dice Juventus, comunque Juventus, mi girano un po' gli Zebedei perché è la seconda serata che si va qui a Milano in blackout, quindi sono col telefonino e quindi siamo al buio, però lì quel signore, quel ragazzo, quel ascoltatore che ha detto ha sbagliato, non ha sbagliato niente, è stata furba la Jumbo. Poi che lui abbia fatto la volata a scemo l'ha fatta, perché che te ne frega di fare una volata per il 20° posto, come l'ha fatta, lascia fare. Però lì la Jumbo ha fatto la furbata, lì sono stati intelligenti, perché ha tirato perché la maglia gialla la mantenesse ancora Pogačar, per attaccarlo poi come hanno fatto il giorno dopo, ieri cioè. Oh, alla fine abbiamo fatto tanti giri, allora, mi devo fermare per la pubblicità, devo concludere un attimo il giro con Ruggero, che poi devo andare tassativamente in pubblicità. Ma io sono d'accordo con te. Si conferma che quindi alla fine la squadra batte comunque un corridore fortissimo, che come dice Riccardo ha comunque una squadra forte, dice, ma con molte defezioni, quindi ma la UAE consideriamo... infatti allora, sulla carta non è così debole poi come in realtà poi è passato il messaggio, perché purtroppo poi ha avuto Hirschi che purtroppo non va, forse perché era stato chiamato all'ultimo momento, Bennett ha avuto i suoi problemi, Soler Covid, è andato a casa per il Covid, bravo, Soler uguale, quindi cioè no che non è andato via per il Covid, ma ha avuto, cioè non va come deve andare. Anche un altro è andato via a casa. Ma Soler ha tirato tutto il giorno ieri, non c'ero. Sì, non è Soler ha tirato una giornata intera ieri. Non è il Soler della Movistar, intendo. Perché per dire Maica l'altro giorno è andato fortissimo, però perché poi se ci Maica alla fine erano rimasti due della Ineos, due Jumbo e Maica e Pogačar, quindi alla fine ha fatto proprio quell'azione quando è andato a prendere Roglic, è lì che è un po' ha speso più del dovuto, forse ha mangiato di meno, anche a livello psicologico ha speso tanto, e poi c'è stata quella crisi. Ma adesso il però problema volevo anche dire sì, che effettivamente a cronometro, anche qui ha ragione Riccardo, perché alla prima cronometro tra Pogačar e Vingegaard c'erano 6-7 secondi in pochi chilometri, per carità, e anche l'anno scorso è arrivato terzo ci sono stati 20 secondi di differenza tra Pogačar e Vingegaard, quindi effettivamente tutta questa differenza a cronometro sì, non c'è, certo, e molto probabilmente si deciderà il tutto su Pinerei. Claudio, ascolta, ascoltando questi ragionamenti, no? Dove pensi che Pogačar possa recuperare questi benedetti 2 minuti e 30 in questo momento al Tour de France, da qui alla fine del Tour? Andiamo in pubblicità, Claudio, pensaci un attimo, andiamo in pubblicità, vai. Perfetto, mi piace così, vai. Pensavo che volessi andare avanti e invece chiami la pubblicità. Per me, mentre vanno tanti messaggi, grazie, poi io li segno tutti, è una sola cortesia, noi proviamo a leggerli.
però non scrivete 10.000 caratteri, perché altrimenti per farli entrare nella stringa diventano dei caratteri che veramente ci vuole la lente di ingrandimento. Ci fermiamo, torniamo tra poco.25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manopello, via Vallone 16. Seconda parte di Velo per questa sera, torniamo in diretta e vi diamo in anteprima una notizia, ovvero che ve la diamo anche a livello geografico, che a Milano è tornato la corrente elettrica, come potete vedere. Non è una questione, già anche ieri sera è successo, ora i problemi abbiamo tenuto compagnia nel buio. No, ma perché io poi col telefonino mi sono collegato prima e mi sono anche un po', scusatemi, mi sono un po' adirato, ma siccome mi giravano i Zebedei, perché è già la seconda sera e c'è un caldo che si muore, cioè no, è un caldo abbastanza asfissiante,
finché va all'aria condizionata si sta abbastanza bene. Certo. Se viene fuori la luce, diventa un problema. La luce è un problema. In più, senza luce, senza wifi, mi è saltato. Scusatemi. No, no, ci mancherebbe. Oh, Claudio, ti scrivono da casa riguardo al nostro Giulio, visti i punti raccimolati oggi e visto che ci saranno delle tappe sui Pirenei in cui può prendere altri punti, secondo te è possibile che possa competere per la maglia Pua? Lo ricordiamo che Giulio è quarto nella classifica di miglior scalatore, attualmente comandata da Geschke, che di punti ne ha 43, poi c'è Mentes 39, Vingegaard ovviamente 36 e poi il nostro Giulio 35. Secondo te, anche in relazione a come è andato oggi, Giulio può ambire alla maglia Pua, che te conosci molto bene? Beh, non è facile, perché comunque deve essere presente nella corsa, cioè vuol dire che dove c'è punti da raccogliere deve essere là davanti. E non sto pensando solo alle tappe che arrivo in salita, perché ovviamente lì ci sono anche molti punteggi più alti. E deve strategicamente anche capire che le fughe vanno via e quindi ci sono queste tappe, diciamo così, transitorie prima di arrivare ai Pirenei, che hanno dei punteggi dove potrebbe, ecco, racimolare. Se già arrivasse a prendere subito la maglia, avere addosso una maglia comunque già ti aiuta moralmente poi per stare anche davanti, perché può essere una questione anche motivazionale, visto che ovviamente non ha interessi di classifica, non gli rimane altro che puntare per le tappe, visto che comunque ha fatto tanti giorni lontano dai migliori, quindi dovrebbe arrivare ad avere una migliore condizione tra poco, visto che non ha speso tanto prima, quindi è possibile e sarebbe anche un ottimo risultato per lui. Ecco, mentre tu parlavi, Claudio, stavano andando le immagini, sì, insomma, del Tour del 92. Come nasce il feeling di Claudio Chiappucci con la corsa più importante e più prestigiosa al mondo? Ma secondo me è partito tutto dal primo anno effettivo, dove mi sono trovato in fuga alla prima tappa, che comunque l'ho cercata, perché sono andato al Tour quell'anno per fare la mia prima esperienza, per capire anche dove potevo arrivare e cosa potevo fare. Quindi mi sono preso l'obiettivo della maglia Pua e ovviamente per far questo dovevo dalla prima tappa esserla davanti. Fortuna vuole che prendo questa fuga, non facile, perché comunque non ci hanno mollato subito così, tanto per lasciarci andare. Comunque è stata, come spesso succede al Tour, scatti contro scatti, soprattutto all'inizio che sono tutti freschi e tutti vogliono andare in fuga, non è facile. E mi sono trovato davanti e ho fatto i punteggi e da lì sono partito. Ecco, quando dicevo la questione anche motivazionale, avere addosso una maglia, avere un obiettivo che ti aiuta comunque a mantenerti per forza davanti là quando ci sono le salite, perché sai che devi fare dei punteggi, poi di conseguenza può arrivare tutto il resto, volendo dalla classifica. Oggi è diverso, perché vedi, spesso chi fa classifica non guarda questa maglia. L'ho notato negli ultimi anni, magari può arrivare dopo di conseguenza, perché comunque chi fa classifica ottiene i punteggi grossi quando ce li arrivi in salita, tipo oggi, però ovviamente se c'è davanti la fuga ovviamente portano via i punteggi gli altri. Sì, ho capito cosa vuoi dire. Adesso è un po' più, ci si arriva in maniera incidentale, cioè vado molto bene, arrivo, faccio classifica, vado molto bene alle tappe, guarda caso, oltre magari, che ne so, a una maglia gialla, a un secondo posto, a un terzo posto, ho anche la maglia Pua, ma non è che un obiettivo. No, però sai benissimo che le maglie a Tour contano, e tanto. Sì, non è che c'è solo la maglia gialla, è importantissima anche la maglia verde, come è importantissima la maglia Pua. Diciamo che il simbolo dello scalatore, maglia Pua, per i francesi vanno matti, a volte anche più di quella della maglia gialla. Sì. Poi ovviamente dipende anche chi la indossa. Però, c'è stato un periodo che Jalabert ne aveva collezionate 50-60, credo. E tu pensa che Jalabert arrivava da vincere le maglie verdi,
È nato come velocista, fine carriera si è trasformato come scalatore. È vero, vero, vero. Oh, non hai risposto alla domanda di Luciano prima della pubblicità, che però ammetto di aver dimenticato, perdonatemi se la vuoi riproporre. Io me la ricordo, ma tu mi sei entrato con un altro discorso, quindi mi hai deviato. Perché avevo dimenticato semplicemente la domanda di Luciano, ecco perché. La domanda era dove Pogačar può recuperare questo distacco. E Chetti non ha davanti 3 settimane, ha 2 soluzioni: o che vince da che va in crisi anche lui, o se no deve fare la differenza negli arrivi in salita. Non è che può tentare le tappe transitorie, è impossibile, e quindi non gli rimane tantissimo. Io penso potrebbe essere quella di Utakam. Ha sempre fatto disastri al Tour, quindi potrebbe essere la tappa ideale. Ovvio, lui poi non è uno tanto entendista, se gli riesce il colpo parte anche molto da lontano, nel senso ha fatto i numeri, l'abbiamo visto anche partire l'anno scorso a Morzin, che ha fatto un tappone incredibile da solo, quindi ha queste potenzialità di poterlo fare. Però sai, ogni giorno e ogni gara è diversa, quindi bisogna vedere come si svolgerà la corsa. Però lui credo che potenzialità per far saltare il banco le può avere, tutto sta a capire quando è che potrebbe metterle in atto. Io credo che sia per esempio quella di Utakam. Claudio, ieri appena dopo l'arrivo abbiamo visto una delle situazioni più interessanti, più belle del ciclismo, il Pogačar che va da Vingegaard e gli fa i complimenti. Ma ai tuoi tour in quegli anni là, tra te e Gianni Bugno, vi facevate i complimenti? Tra tutti, non è che solo tra me e Gianni Bugno. In effetti questo buonismo era un po' meno visibile, tangibile, sì. Anche se poi non c'era sta cattiveria, non c'era niente di tutto ciò. Oggi vedi, vanno con la tecnologia di oggi, comunque con le telecamere vanno direttamente a beccarli mentre fanno questo. Chi non dice questo, che succedeva anche dai nostri tempi? Ovvio che c'era meno telecamere, meno opportunità magari di vedere queste situazioni, però per esempio con Indurain spesso e volentieri ci si scambiava dei complimenti prima o dopo. In corsa è ovvio che la corsa è totalmente un'altra cosa, però è successo. Ma con Gianni magari è successo un po' di meno, perché comunque tra italiani magari sai, la rivalità portava anche a questo, perché poi c'era di mezzo Indurain, quindi eravamo sempre lì un po' a giocarci questa situazione. Ma è una situazione comunque bella, perché i tifosi è una cosa che è piaciuta. Sì. Utakam, sei d'accordo, Ruggero? Io Utakam. Sono d'accordo, e poi io ero uno di quei tifosi, Claudio. Io sono cresciuto guardando te e Gianni, quindi ero lì davanti alla televisione. Sì. No, bellissimo. Bello, dai. No, allora sì, tornando a noi, è chiaro che, come diceva Claudio, non è rimasto, cioè nel senso, siamo a metà tour, sì, però sono rimaste un paio di tappe interessanti, ovvero quella di Peragu, che c'è, prima si fa la spin, e poi quella di Utakam, quindi è chiaramente la cronometro. Abbiamo già detto che alla cronometro più o meno sono lì, anche se Pogačar nelle cronometro del tour degli ultimi anni comunque ha fatto sempre bene. Ricordiamo quella, ci ha vinto un tour. Ricordiamo quella di 2 anni fa. E per tornare anche alla domanda precedente, quanto può guadagnare eventualmente su un Vingegaard? Non tantissimo, ma io credo un 30-35 secondi sì, e quindi dovrebbe comunque in quelle 2 tappe che ho detto, la 17esima e la 18, dovrebbe recuperare quel minuto e mezzo, dai, sì, per forza. Oh, Riccardo, noi abbiamo fatto un gran parlare, Pogačar, Vingegaard, la Jumbo, la UAE. Senti, ma questo signore qua, che ti assomiglia pure, che, glielo vogliamo fare un santuario? Io ho il santino, me lo porto sempre dietro, perché magari mi tira un po' qualche metro, che fa bene anche insomma alla fatica. Ma questo signore qua, ma che tour sta facendo? 110 e lode. 110 e lode.
110 e l'ora. 110 e l'ora. Cioè, è una roba fuori dal normale. Sta facendo un Tour de France bellissimo e è un corridore di grandissima qualità, insomma. Lui ha buttato via una tappa, secondo me, facendo quella bischerata là in partenza, che è andato a cercare la fuga, poi è rimasto da solo, insomma. Quella lì la poteva vincere, quella che poi ha vinto Pogacar, no? Per un arrivo per lui, magari se un vinceva arrivava secondo, comunque era là. E, insomma, di cose belle ne abbiamo viste tante e anche gli errori sono passati in secondo piano, perché grazie anche agli errori abbiamo goduto. Sì. È un Tour de France che, come diceva prima Ruggero, noi lo stiamo raccontando, ma non abbiamo mai un giorno di stanca. Guarda, se tu non vuoi, forse oggi è stata un po' una tappa un po' noiosa per il fatto che c'era la fuga davanti. Noi, sai, zitti zitti, si sperava che Cicco ci facesse il regalo, ma ti dico la verità, a un certo punto, fuori che Poles, che a me, insomma, non è che mi facesse impazzire, un sentimento ce l'avevo un po' per tutti, un po' per Froome, un po' per Pidcock, che ha fatto una discesa bellissima, e certamente Cicco, ma poi Froome, vederlo là dopo tanto tempo, perché poi noi non l'abbiamo detto, ma sia Ciccone che Froome se la sono guadagnata quella fuga, perché Ciccone è andato via in salita, Sì, sì. Cioè, non è che è andato via in pianura, lui è andato via sul Galibier, è andato su anche Pidcock uguale, perché è rientrato insieme a Froome. Sì, no, ma sono quelli che erano dietro, che poi dopo Pidcock, Froome e Cicco si sono misurati in salita con la fuga già assestata davanti, con Menties che comunque era molto raro vederlo là, perché lui corre sempre ultimo, visto? È sempre l'ultimo corridore del gruppo, poi salta uno, lo supera, poi salta un altro, lo supera, cioè lui c'ha quella tattica lì. So chi c'era ai nostri tempi che faceva quel lavoro lì? Le vasche, no? Le chiamavamo più quelli che facevano le vasche. Ha fatto le vasche, perché andava e tornava. Comunque è un tour bellissimo. Io poi chi lo vince, chi non lo vince, Vingegaard non è un ultimo arrivato. Basta pensare a quello che ha fatto a Copenaghen con tutta la folla, tutta la Danimarca per lui, che urlavano Vingegaard. Quindi non è venuto fuori da così, dal niente, secondo l'anno scorso. È un bel tour. Ecco, non ti giro, non abbiamo la considerazione che è arrivata adesso, perché ci chiedono di spendere due parole per quelli che accendono i fumogeni accanto ai corridori che sono dei deficienti. Oggi ne abbiamo visto uno, proprio un cretino. Io l'ho detto che è un idiota in diretta, perché oltre ad avere il fumogeno gli correva davanti. Sì, quindi sì. Pensa te che cervello c'ha questo. Però l'Alpe d'Huez, secondo me, l'abbiamo sempre viste quelle scene. D'altronde, quando c'è tutta quella gente lì, è difficile controllarla, e purtroppo ce l'hanno con fumogeni. Anche l'altro giorno c'è stata una protesta per l'inquinamento e la prima cosa che hanno pensato di fare è accendere un fumogeno. Sì, che pensate a che livello di cervello a volte. No, mi arrabbio già troppo in telecronaca. vedi che io ho detto non te la voglio girare questa considerazione, perché siccome vi ho seguito oggi e non solo, anche gli altri giorni, peraltro hai sentito che abbiamo citato anche oggi Rabottini del TV6, Velò, non avete sentito? Sì. No, devo dire la verità, questa non l'ho, forse perché mi sono collegato. Anche te ti collego. Però devo dire la verità, adesso mi sembra che ci diamo ragione a vicenda e ci sbrodoliamo l'uno con l'altro, però avevo promesso che te l'avrei fatto fuori onda, ma non ho fatto in tempo. Poi te ti scollegherai. Veramente complimenti per Tour 360. È un prodotto godibilissimo, molto molto bello, che mancava probabilmente. Pensa che domani faccio anche il predictor, pensa.
Addirittura. Allora sì. Facci il, anticipacelo se puoi, questa sera, chi vince domani, perché domani è una tappa un po' particolare. No, non lo posso, non lo posso fare. Non perché... lo puoi fare. Vabbè, allora facci l'antipredictor, chi non vince sicuro. Eh beh, domani va via la fuga, ragazzi. Chi non vince sicuro sono quelli di classifica. Io credo che domani è la tappa di Saint-Étienne, dove ci fu quella meravigliosa vittoria di De Gendt, se vi ricordate, con Alaphilippe, sì, e Pinot, sì, che l'andarono a rincorrere. Fu una bellissima tappa anche quella. Credo che domani potrebbe andare via ancora una fuga. E... oggi è andato bene Bagiolino. Zitto zitto, mi sembra che sia arrivato non presto, però boh, si sta riprendendo, ha avuto un sacco di problemi. Quella è una tappa anche per lui. Sì, ci hanno chiesto di Caruso, 22esimo a 42 minuti più o meno. Male. Male, però credo che questo sia, siccome conoscendo un po' Damiano e so il carattere sensibile che ha, io credo che le perquisizioni fatte prima del tour alla Bahrain e a tutti i corridori abbiano influito negativamente a livello psicologico, anche perché avessero trovato qualcosa, ma non hanno trovato niente, perché non c'era niente da trovare. Però chiaramente quando te hai una perquisizione in casa con la famiglia e te sei lontano, non credo che sia bello, e quindi credo che questo sia stato un condizionamento molto forte, un po' per tutti, per tutti quelli della Bahrain. Allora ti prometto che dunque, siccome da domani sono, diciamo, in vacanza, almeno fino al giovedì prossimo, ti colleghi subito? Mi collego subito, e siccome ho anche Discovery Plus, quindi non ho neanche la pubblicità, quindi vado proprio alla grande. Domani ho tutto il tempo per collegarmi. Da che ora? Dalle 12.55 domani. 12.55 sono lì. Poi pensa che ora Discovery Plus ha avuto un accordo con Sky e c'è una promozione, fra le altre cose. Chi ha Sky Q può vedere anche Discovery Plus. Sì. Molto bello. Sì. Io ce l'ho su Smart TV e devo dire che mi trovo molto 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 bene, anche perché insomma... Senti, ma Luciano ci è rimasto male perché gli sono andato contro Vingegaard. Certo che sì. No, no, però questo tour... Riccardo, però... Allora no! Questo tour... Ascolta. No, perché io stavo pensando, a proposito di predictor... Sì, ci è rimasto male Riccardo, a proposito di predictor, io potrei dire la sua previsione, che non posso dire... No, no, però abbiamo scoperto una cosa a questo tour, proprio. Riccardo. Ah, ha scoperto... Che Pogacar ha... al mio stesso DNA di atleta soffre il caldo e nonostante questo io... Ma guarda Jacopo, io e Luciano te lo può dire, noi ormai ci conosciamo da un po' di tempo, abbiamo fatto un po' di anni in squadra insieme. Il primo anno alla Santini Sella Italia non parlava, e quindi stava zitto. Poi alla Metauro Mobile ha cominciato a parlare, ma non si andava mai d'accordo, io bianco, lui nero, io bianco, cioè era uno spettacolo. Quindi non ti meravigliare se si adopera. No, io non mi meraviglio, ma ti ripeto, prima di andare in onda ha fatto una previsione. Beh, ma la vuoi dire? Dilla. Non lo so se posso dirla. Puoi dirlo. Puoi dirlo, perché tre volte che secondo me la vuoi dire, sì, vuoi permesso di dire. Adesso scaterò veramente perché veramente se ci prendi, voglio sei numeri, assolutamente. Ha detto, guardate che Pogacar non arriva neanche sul podio. Sì, sì, sì. Arriva quarto Pogacar. Arriva quarto. Sì, sì, ma ci sta. Può darsi anche che si ritiri. Ieri, dopo l'arrivo, hanno detto, ma mi saranno arrivate almeno 40 messaggi. Per quello che io mi incazzo, no? Perché sono tutti bravi dopo, no? Mi è arrivata una marea di messaggini, ma anche ex corridori nostri, cioè anche gente di noi. Domani c'hai il Covid. E io non come c'hai il Covid. Dice, domani vedrai, prende la scusa del Covid e va a casa. Ecco, io come si fa?
come si fa? Cioè, infatti te l'ha dimostrato oggi, c'aveva il Covid, hai visto? Scattava a destra, sì. Poi ci sta, Sì, certo. Ma guarda, quello che hai detto te, Luciano, mi trovo pienamente d'accordo, e poi ti lascio, Jacopo, alle tue conduzioni, scusami. Ma no. La cosa che mi è piaciuta, Luciano, è stata quella umana che hai tirato fuori, cioè gli fa bene prendere ogni tanto qualche stropicciata, ma non perché lui sia arrogante o perché sia presuntuoso, come ho letto da qualche parte. Lui è un ragazzo solare, quello che hai detto prima, è andato a fare complimenti a Vingegaard, ma anche con la telecamera oggi che faceva così, ieri che faceva così, cioè quando mai uno che ha la maglia addosso fa questi gesti? È proprio solare, quindi però hai detto bene, Luciano, gli fa bene ogni tanto prendere qualche stropicciata, perché lo fa crescere. Non ci dimentichiamo che lui ha già vinto due tour, cioè non è che stiamo parlando di un corridore fuori classe. Oh Claudio, proprio a proposito, prima di salutarvi, perché poi nell'ultima parte parleremo di ciclismo femminile, Claudio, che cosa può imparare un ragazzo che di fatto ha molto più vinto che perso fino ad adesso, nonostante sia giovanissimo, ma ha veramente molto più vinto che perso? Una sveglia per te, che magari nella tua carriera ne hai prese tante di sveglie sulla strada, che cosa può, cosa scatta poi dentro la testa di un campione? Cosa scatta? Sai, quando un momento è positivo e va tutto bene, segue una strada positiva, quindi tutte le cose vanno bene. Poi succede di come ieri, che ti prendi per la prima volta una scuffia, come è successo ieri, e allora ti fa fermare un attimino a ragionare, a dire ma come mai, cosa è successo? Perché noi pensiamo, diciamo che sia stata una cosa piuttosto che l'altra, però lo sa soltanto lui cosa è successo, o chi sta vicino comunque. Era quasi impossibile pensare che gli potesse arrivare una scuffia come è successo ieri. E questi sono momenti in cui ti aiutano e ti fanno crescere, perché purtroppo non siamo perfetti, quindi ci sono sempre questi momenti, chiamiamoli sbagliati, degli errori che possono essere tattici piuttosto che errori di Ci dici la scuffia più brutta che hai preso, che ti ha insegnato qualcosa? Ma guarda, io ho tratto molto, quando, diciamo, di mio carattere, del mio modo di essere, grazie a una caduta, ecco, quindi ho avuto una caduta, mi ha dato più voglia e più motivazione, che solitamente è il contrario, quando uno cade gli viene più paura, gli viene più tensioni, invece io con quella caduta mi sono scoperto anche mentalmente più forte di quello che credevo, perché forse inizialmente ero un po' più il classico ragazzo timido, perché quando comunque sei giovane, quando entri in questo ambiente, soprattutto all'epoca, sai, c'erano delle regole non scritte da rispettare, cosa che non c'è più oggi. Lui ride perché forse lui ride, lo sa, lo sappiamo noi. Mi viene in mente perché un giorno venne a bere il caffè, noi avevamo un pulmino arancidio che non c'entrava nessuno tranne quelli soliti. Era l'epoca dei vecchi. Io ero un vecchio di questi. E lui, io ero appena arrivato. E lui era appena arrivato, monta sul pulmino a prendere il caffè, e dice: che ci fai? Oh, fuori, via. E lui, zitto, prese e andò via. E poi piano piano, quella è stata una scuffia, vedi? Non ce n'è più queste cose, ma non succedono più oggi. No. Oggi c'hanno i Puma belli arredati già per conto loro, ma oggi stanno da Dio, dai. Il corridore oggi non si può assolutamente lamentare, guarda, perché se entriamo su quei discorsi nostri, come vivevamo noi all'epoca, quando si andava al tour, ragazzi, se parliamo del tour, e parlo ancora magari qualche anno prima di me, a dormire e a mangiare era un disastro. Senti, uno come te quanto avrebbe guadagnato oggi? Credo, intanto andiamo già sull'euro, quindi
Sì. Noi siamo delle lire, no? Siamo vecchi del discorso lire. Però, sai, guarda quanto poco basta oggi a un corridore a fare e lasciare immagine, al di là di quello che può vincere. Conta molto l'immagine anche per quello che è marketing. Io sono un manager, ti bastava 2,5 milioni? Madonna, erano la portata, dai. Cioè, erano la portata, no? Erano 4 milioni. Invece, Riccardo, posso intervenire? Sì, sì, certo. Il mio primo stipendio, 850.000 lire. Prendevo praticamente 400 euro. Ho fatto il primo giro d'Italia a 400 che anno euro era? Al mese. Prendevi più di me? No, che euro? Ma io prendeva più di me. Io prendevo 8 milioni quell'anno lì e lui, guarda. 850.000 lire. Prendevi più di me? Io prendevo 800. Guarda. Ora. Hai capito? Perché avevo Pieroni che capito? Aveva il santo in paradiso. Che anno era? Era l'81. 81. Claudio. 81. Santini Italia. No, te sei arrivato dopo. 85, qualcosina già di più. Non vogliamo entrare io. Non vogliamo entrare il più ricco nelle tue tasche, ma penso che il più ricco sei tu. Claudio oggi era uno dei 4 milioni l'anno. Dici? Sì. Sì. A livello di immagine. Se ci sono, cioè, sai cosa? Stai stasera con quel cappellino, con questa immagine che mi sai che io vado su di immagine. Lo sai chi mi sono? Briatore. Comincio a diventare Briatore. Stasera mi sembra tipo Briatore. Guarda. Di solito invece è tipo Carapaz, invece stasera è Briatore. No, che Carapaz? Carapaz Carapaz. Noi l'abbiamo preso in giro Carapaz perché somigliava al figlio di Chiappucci, perché c'era una certa somiglianza. Ma perché all'epoca, quando è nato lui, io ero ancora in Colombia, e siccome allora si andava un po' anche a salutare le miss, non come oggi, cioè non c'era telefonino, come facevi allora? Scrivevi il fogliettino, glielo però passavi. Fermati qua perché è una ferma lì, basta, fermo, basta, Maurizio dalla regia mi dice che invece assomiglia a Ligabue. Ora, anche questo mi ha detto, è vero, mi ha detto anche questo, è vero. Vedi, bravo Maurizio che ci ha preso dalla regia. Rapidissimamente, poi dobbiamo andare in pubblicità e salutarvi perché poi dobbiamo parlare di ciclismo femminile. Mi dici invece la tua sveglia che hai preso, che ti ha fatto particolarmente male, che ti ha insegnato qualcosa, perché non te l'ho mai chiesto. No, vabbè, ma io sono passato professionista 98 ed era tutto bello, nel senso ho fatto il mondiale di Valkenburg, ero passato come tra i più bravi dilettanti in Italia. Il terzo anno 98-99, nel 2001, diciamo tutto il terzo anno, che è successo? Ma non è andato, era l'anno perché avevo il contratto triennale, quindi diciamo nel terzo anno prima ti facevano passare, e Claudio sicuramente conferma perché pure lui non è sbocciato giovanissimo, non nei primi anni, ai tempi facevi 2 anni calmo e poi piano piano ti introducevano nel professionismo, e poi potevi iniziare a dirla tua. Potevi salire a prendere quindi, il caffè. E quindi al terzo anno era l'anno in cui avevo più responsabilità e non ho risposto in maniera positiva alle responsabilità che avevo, però poi sono andato forte il quarto anno, nel 2002. Perfetto, noi ci dobbiamo fermare. Io saluto veramente tanto sia Ruggero, grazie Ruggero per essere stato con noi. Prego. Saluto Claudio Chiappucci, grazie Claudio! Ciao, a presto, alla prossima. Grazie Claudio, grazie. Riccardo, io saluto Magrini, io saluto Magrini anche. Sì, ciao Riccardo. Ciao Chiappucci. Riccardo, noi ci vediamo sul Zoom degli altri. Ciao Claudio. Riccardo, due cose flash che arrivano da casa. Uno, ci scrivono di dirti che Masciarelli non usa la bicicletta pedalata assistita, ma la bici d'acciaio.
No, ce l'ha anche. No, che me l'ha parlavate di bicicletta a pedale. No, me l'ha confidato nella serata della festa dei 40 anni, del 40esimo della fucilata di Goodwood, c'era, e lui mi ha confidato che anche lui c'ha la bicicletta assistita. Oh, e poi l'ultimissima, che è la domanda clou della serata. Un amico da casa ci dice che è ancora in attesa del vino pugliese che si abbina col riso. C'ha ragione. Non saprei dirti ora, io semmai potrei dire un vino locale, abruzzese, più che pugliese. Però quello immagino che se ci sta seguendo lo sa. Qui c'è Ulisse, qui c'è Ulisse, cioè Ulisse è un vino meraviglioso, cioè, fantastico. Io ce n'ho anche qualcuna qua vicino. E si abbina benissimo col riso, anzi tante volte l'ho fatto proprio col vino di Ulisse. E poi anche Fantini, perché no, scusa, abbi pazienza, certo. I vini, perché vuoi andare in Puglia, lascia stare. Esatto. Siamo in Abruzzo, vi abbiamo presentato una serata insieme in cucina, grazie Riccardo, buon tour, divertitevi, da domani dalle 12.55 te, Luca Gregorio, Vladimir Belli, insomma, divertitevi, perché voi che potete, vi invitiamo parecchio, che potete raccontare. Cerchiamo di divertirci, e comunque vatti a riguardare che oggi abbiamo rammentato la serata con Cataldo, perché ti dico brevemente cosa è successo, poi vi saluto. Cataldo aveva detto che Ciccone aveva difficoltà nelle alte velocità in pianura, mentre invece oggi ha dimostrato che, siccome di pianura ce n'era poca, è venuto fuori bene. E ho rammentato proprio la puntata la scorsa settimana, rammentando, cioè citandoti anche te. Quest'altra volta cito Maurizio invece che Jacopo, perché così almeno faccio più bella figura, visto che te non ti colleghi, e quindi perdonami. Ah, grazie per la citazione. Ciao Riccardo. Ciao Riccardo. Ciao. Noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale. Poi parliamo di ciclismo femminile, a tra poco. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale, per continuare a darvi Rabottini Ciclisport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it.
Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Ultima parte di Velo per questa sera, diamo la buona serata ad Edoardo Di Federico. Ciao Edoardo, ben ritrovato. Ciao Jacopo e ciao Luciano, buonasera a tutti. Oh, per parlare della protagonista in rosa degli ultimi giorni, Eleonora Ciabocco, vice campionessa d'Europa, medaglia d'argento ad Anadia in Portogallo e riconfermata campionessa d'Italia. Ecco, vediamo, queste sono le immagini del campionato italiano, questa ragazza che davvero nel corso del tempo è riuscita a mantenere una costanza di rendimento che forse voi avevate intravisto parecchio tempo fa. Sì, esatto, guarda, in questo è stata brava lei, devo dire anche che siamo stati bravi noi a crescerla in maniera, diciamo, nella maniera giusta. Lei ovviamente ci ha messo del suo perché è una ragazza molto umile, molto modesta, quindi questo ha fatto tanto. E poi siamo stati bravi a gestirla nella maniera giusta e portarla dopo 6 anni che è stata con noi ancora ad alti livelli, ogni anno ad alto livello, perché ricordiamoci che ormai sono 6 anni che è la prima nelle classifiche nazionali, quindi, della sua età, quindi qualcosa significa. Diciamo che prima abbiamo parlato con Ruggero, con Claudio Chiappucci, Teri dietro, avrai sentito che magari c'è la possibilità che per alcuni atleti o alcune atlete ci sia bisogno di tempo. Invece questa ragazza ha dimostrato finora, un po' come Pogacar, di saper vincere e rivincere. Vabbè, diciamo che a differenza del ciclismo maschile e femminile devi un po' bruciare le tappe, perché ecco, a 18 anni sei junior, l'anno dopo sei già nel World Tour, potresti essere, sì, nel senso che passano direttamente elite, quindi una come lei è già appetibile da parte di tante squadre World Tour, è già stata richiesta, come è normale che sia, come abbiamo detto, seconda agli europei, quindi è normale che per loro il salto è più immediato, quindi già nelle categorie giovanili quello che fai vedere e poi è quello che andrai a mostrare anche negli anni successivi. Cioè hanno bisogno di dimostrare prima e di più rispetto, sì, agli uomini. Diciamo che è più accelerato il processo di crescita, però è una cosa fisiologica, non perché devi andare a premere dove non devi. È proprio una cosa normale che le ragazze, insomma, mostrano prima il loro potenziale, lo mostrano proprio di natura. Oh,
ce lo possiamo dire, tanto siamo tra uomini, magari non ci ascoltano, questo è un po' così anche nella vita, cioè noi arriviamo sempre un pochino più tardi. Vabbè, è vero. Arriviamo sempre con un fuso orario. È normale, sì, sì, sì. Invece è così, le donne arrivano prima, come si dice, ecco. Le donne ci arrivano prima, sì, esatto. Sì, è vero. Oh, Edoardo, con te volevamo anche aprire una parentesi, perché ne abbiamo parlato molto in queste settimane di ciclismo femminile, soprattutto della crescita, che poi in realtà anche per le squadre è un incentivo, sì, ma anche un impegno a stare dietro ad un movimento che si sviluppa, si sta sviluppando molto velocemente e molto verso l'alto. Anche per le società di base immagino che siano impegni. Vero, vero. Le società sono non tantissime, ma sono super organizzate. C'è già, siamo già professionali, siamo, dico, perché comunque certo, facciamo parte di questo mondo, e anche nelle categorie giovanili già sei già organizzato con mezzi, bici, trasferte. Ecco, queste ragazze sono già pronte a questo tipo di trasferte, come può essere un campionato europeo oppure un evento come un campionato italiano o mondiale addirittura, perché non dimentichiamo che queste ragazze fra un mese e mezzo, fra due mesi, gareggeranno anche loro in Australia per un mondiale. Quindi ecco, sì, il movimento è cresciuto e si è adeguato anche tutto il movimento, sia dall'alto, certo, come abbiamo visto da parte delle squadroni, World Tour, eccetera, ma anche nelle categorie giovanili. Poche squadre magari, però ben organizzate. Sì, tu Edoardo e tutta la tua famiglia avete creduto molto nel ciclismo femminile da parecchie stagioni che avete fatto e state facendo degli investimenti importanti in questo settore qua. E perché questo? Perché avevate già capito in tempi non sospetti che questo movimento sarebbe cresciuto così tanto e vi avrebbe dato anche delle soddisfazioni, oppure è stato un modo casuale? È un po' tutte e due. Diciamo che la spinta, come ben sai, mi è venuta da Silvia, la mia compagna, che è un ex professionista, e quindi da lì siamo partiti con un piccolo progetto. Poi negli anni, ecco, da cosa nasce cosa, e ci siamo ritrovati con una bella società juniores che attualmente è prima nel ranking nazionale, quindi parliamo di bei numeri. Certo, non immaginavamo di trovarci in questa situazione così in alto, però ecco, come ho detto, è stata tutta una cosa che è nata anno dopo anno. E ecco, lei, sì, devo dire che Silvia più di me ci ha creduto sin dall'inizio in questo tipo di ciclismo, perché ci ha fatto parte, ne ha fatto parte anche lei, quindi è stata l'ex atleta, quindi esatto, con le sue esperienze mi ha spinto e ha spinto anche la mia famiglia a appassionarsi. Adesso guarda, il video poco più avanti si vede a un certo punto mio padre Lucio che corre dietro Eleonora, che stava per vincere il campionato italiano. Anche lui stesso, che ha sempre seguito il ciclismo maschile, si è comunque appassionato a questo mondo, e questo dimostra che non ha niente da invidiare al ciclismo maschile, guarda, questo devo dirlo. In effetti si dice da poco tempo che il ciclismo femminile fra 10 anni avrà più interesse che il ciclismo maschile. Perché? E lo stiamo notando anche con le organizzazioni, c'è il Giro d'Italia donne, c'è il Tour de France, ci sono tutte le classiche, un movimento che negli ultimi anni è esploso per davvero. E questa considerazione che fra 10 anni questo movimento potrebbe essere più appetibile per le aziende, per gli sponsor, che quello maschile, secondo te tu pensi che possa arrivare un momento così eclatante per il ciclismo femminile? Guarda, non dico di più, magari spero di avere che abbia lo stesso almeno risalto. Diciamo che devo ammettere che sta crescendo tanto, l'abbiamo visto, il Giro d'Italia trasmesso in diretta dalle reti nazionali è una cosa unica, che non era mai successa. Questo dimostra la crescita, credo che sia anche grazie al fatto che le donne abbiano un'immagine, comunque un fascino diverso. Poi comunque in Italia siamo agevolati dal fatto che abbiamo un movimento molto molto promettente dal basso, e abbiamo anche delle certezze, non dimentichiamo la Cavalier Longoborghini che si sono distinte nelle classiche del nord in primavera, e quindi, ma non dimentichiamo neanche tutte le vittorie al mondiale della Balsamo. Ecco, in Italia devo dire che siamo messi bene, anche questo ci aiuterà a livello italiano. Poi quello che sarà fra 10 anni lo vedremo. Diciamo che rispetto a 10 anni fa
possiamo già essere contenti. Invece il prossimo futuro di Eleonora Ciabocco quale sarà? Farà il salto di categoria, quindi ci sono delle premesse importanti anche per il futuro per questa ragazza? Beh certo, come ho detto prima, lei è molto richiesta, è giusto che sia così, lo era già dallo scorso anno, adesso farà le sue valutazioni perché a quest'età, a questi livelli, devi scegliere se fare subito il grande salto, un po' come anche nel ciclismo maschile, sì, come ha fatto Evenepoel, diciamo, sì, no? Fare l'Evenepoel della situazione, fare subito il grande salto da junior a World Tour, oppure crescere gradualmente, un po' come ha fatto la Balsamo, sì, che è stata con una professional per qualche anno, ha vinto il mondiale e adesso è una delle migliori. Noi abbiamo dato qualche consiglio. Esatto, qual è secondo voi il consiglio più azzeccato? Noi, vabbè, non posso comunque dirlo apertamente, che le abbiamo consigliato di fare i giusti passi, ecco. Sì. Poi è stato solo un consiglio, poi ovviamente sarà lei a decidere e non dovrà pentirsi della sua scelta perché sarà una scelta fatta con il suo cuore, con la sua famiglia, magari. Esatto. Noi gli abbiamo dato il consiglio che è quello di crescere piano piano, anche perché avrà l'ultimo anno di scuola, ovviamente, prima del diploma, e poi potrà godersi, diciamo, il ciclismo appieno. Certo. Non dimentichiamo che sicuramente passando con una squadra World Tour, le richieste che ti fa la squadra sono sicuramente diverse da quello che ti farà una squadra minore. Quindi ecco. No, io volevo chiederti proprio in relazione, tornando un po' al discorso che facevamo prima, un discorso un po' più ampio, perché anche un dirigente di una squadra femminile, giovanile come siete voi, vista questa intanto eccolo qua, Lucio. Lucio a cui ti riferivi prima, che gli dà l'ultima spruzzata. Anche un dirigente cambia il modo di esserlo, mi spiego. Ragazze che hanno già molte sirene dal mondo del professionismo, del World Tour, anche il dirigente deve cambiare un po' se stesso, più che un allenatore deve diventare proprio un specie di come i manager, come veramente un manager, deve avere un approccio un po' più manageriale alla squadra. Esatto, sì, è così da parte nostra. Siamo cresciuti anche noi con lei e con la nostra società che è cresciuta negli anni. Quindi, ecco, noi nel tempo ci siamo professionalizzati e messi alla pari delle ragazze, cercando di dare sempre i giusti consigli, che erano in un modo quando loro erano esordienti, erano consigli più amichevoli, eri più una famiglia, eccetera. Quando arrivi in queste categorie qua, da juniores in poi, devi essere molto più professionale. Devi essere più professionale, devi essere un po' più severo, cattivo e anche proiettato verso, ecco, è brutto dirlo, però verso la vittoria, che poi alla fine è quello che è il risultato che, è il risultato che comincia a essere più importante della crescita, ecco. Sì. Questo volevo dire. Edoardo, visto che tra poco siamo in chiusura, tra poco faremo vedere anche gli appuntamenti, i prossimi vostri appuntamenti? Allora, i prossimi nostri appuntamenti, continueremo a gareggiare, domenica saremo a Breganze in provincia di Vicenza e faremo una campagna veneta abbastanza lunga tra luglio e agosto, riposeremo un po' il periodo di Ferragosto perché è giusto che le ragazze abbiano un po' di relax nel periodo di Ferragosto, e poi ci proietteremo verso il finale di stagione che promette, come ho detto bene, perché Eleonora al 99% sarà sarà una delle punte della nazionale, come già c'è stato, diciamo, detto dal CT, che conta molto su di lei e come non potrebbe, visto che certo, è la campionessa italiana e vice campionessa europea, e speriamo magari di piazzare anche altre ragazze nel giro della nazionale. Vediamo i prossimi appuntamenti invece in generale, Maurizio, poi so che hai preparato, ma sei veramente veramente drammatico. Eccoli qua i prossimi appuntamenti. Sabato, primo trofeo città di Pescara per la categoria giovanissimi, sempre sabato 16, trofeo CONI, e poi il 17
Attitude Enduro Race ad Elio Di Natale a Roccaraso, e poi l'XCO Quinto Regio, gare cross country a Sant'Omero, e poi saremo già invece alla settimana prossima. Questi sono gli appuntamenti invece di questo fine settimana. Noi siamo davvero in chiusura, davvero. Vabbè, ecco cosa voleva mandare Maurizio. Sei minuti fa gli ho scritto: mancano sei minuti alle mie ferie, e lui mi ha scritto: te lo mando in onda. Eh sì, ci siamo. Grazie ad Edoardo Di Federico. Grazie. Ciao, a voi, bocca al lupo. Grazie a voi, crepi lupo. Io sì, è vero, vado qualche giorno in ferie, ma in realtà giovedì prossimo, poi le mie continueranno, però giovedì saremo di nuovo qui. Quindi... Se vuoi ti puoi venire a fare una settimana di lavoro con me nel mio negozio, quindi approfitto delle ferie perché così ti faccio fare questa settimana. Penso di poterci riflettere, okay. Poi magari la prossima, che sarà anche di ferie, potrei venire anche a strappare un contratto settimanale da te. Okay. Questa settimana voglio un attimo rifletterci. Okay. Comunque, grazie Luciano, ci vediamo giovedì prossimo. Sì, anche perché giovedì prossimo probabilmente sapremo sicuramente chi vincerà l'edizione di questo Tour de France. Quindi buonasera a tutti. Assolutamente, c'è Otacam, grazie a Maurizio da qui in regia. Grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo tra sette giorni con Velo. Appuntamento sarà il numero 21 alle 21 su TV6 canale 13 del digitale terrestre. Buonanotte.